Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Da pochi giorni è uscita la seconda stagione di Prehistoric Planet. Se volete vederlo anche voi, e ve lo consiglio vivamente, è disponibile esclusivamente su Apple TV Plus. Non temete, vi ricordo che c'è la possibilità di attivare una prova gratuita di una settimana. Al momento sono 10 episodi da 40 minuti circa l'uno. Secondo me in una settimana riuscite a recuperarli. Inoltre vi voglio avvisare che ci saranno spoiler in questo video, quindi per chi ancora non ne ha avuto l'occasione, aspettate. Già dal suo annuncio, questo documentario creato dalla BBC ha ricevuto un più che positivo riscontro dal pubblico. Con un livello di CGI fotorealistica e l'accuratezza scientifica più recente possibile, Prehistoric Planet è uno dei migliori documentari mai fatti. Ma perché? Come abbiamo visto anche in alcuni video, molti documentari purtroppo cadono nella trappola, pensando che per fare in modo che il pubblico rimanga incollato allo schermo, bisogna far combattere delle creature a noi parzialmente sconosciute, dipingendole come mostri assetati di sangue. Ogni riferimento a persone esistenti o a fatti realmente accaduti è puramente casuale. Specialmente intorno al 2010, con Monster Resurrected, Jurassic Fight Club e Clash of the Dinosaurs. Torniamo un po' indietro nel tempo. Uno dei tre divulgatori scientifici principali invitati a partecipare a questo documentario, Darren Nash, non so come si pronuncia, un decennio fa ormai, pubblicò il suo libro. Oddio, fa stranissimo riferirsi al 2012 come un decennio fa. Vabbè, il tempo vola, ragazzi. Questo libro si chiama All Yesterdays. Praticamente mostra animali preistorici assumere comportamenti che lo spettatore medio non ha mai potuto guardare. Una delle pagine più famose è quella in cui un T-Rex dorme. Pensateci, quante volte avete visto questo super predatore cacciare, mangiare e ruggire? Ma ve lo siete mai immaginati fare niente? Letteralmente. Quindi quale occasione migliore per portare le idee di questo libro ad un vasto pubblico, se non con Prehistoric Planet? Infatti la maggior parte dei segmenti di questo show sono ripresi da questo libro. Stando sempre su quella lunghezza d'onda, il primo episodio è ambientato nelle coste, in cui noi ci aspetteremmo di vedere una minor densità di popolazione animalesca. E invece la prima scena mostra un T-Rex che nuota per attraversare un piccolo stretto, rischiando di venire attaccato in un habitat in cui questo animale non può sfoggiare tutta la sua forza. Infatti è consapevole del rischio e, sentendosi in qualche modo responsabile dei suoi cuccioli, ricontrolla più volte quello che succede sotto la superficie dell'acqua, mostrando appunto di essere consapevole dei rischi. Anche se purtroppo questo non è bastato. Infatti uno dei suoi figlioletti purtroppo non riuscirà a farcela. Ma vogliamo parlare del modo in cui questo evento è raffigurato? Un cucciolo di T-Rex lasciato solo nell'acqua, circondato da un mosasauro, uno dei più grandi rettili marini mai esistiti. Ovviamente ci aspetteremo una scena epica, stile Jurassic World, con un mosasauro che carica la preda balzando fuori dall'acqua con una ripresa epica. E invece no, un'onda che si forma e il piccolo dinosauro che viene afferrato e portato nelle profondità. Ah sì, piccolo spoiler, riguardo al balzo epico del mosasauro, bene, in realtà questa scena è presente nella seconda stagione, ma vabbè, facciamo finta di nulla, ok? Inoltre, a parer mio e di molti altri youtuber, le raffigurazioni di alcuni dinosauri sono le migliori mai fatte. Partendo dal Velociraptor, che non è il classico che conosciamo tutti noi. Infatti i primi frame in cui viene introdotto questo dromeosauride mostrano il celeberrimo artiglio ricurvo e delle piume, mettendo in chiaro che entrambi sono elementi costitutivi di questo animale. Un velociraptor senza artiglio e piume non è un velociraptor. Per non parlare poi di tutti gli altri dinosauri che hanno ricevuto un trattamento egregio. Abbiamo visto il miglior tarbosauro, il miglior terizinosauro, mosasauro e mononychus. E la lista ovviamente va avanti. Le sequenze di lotta non sono il completo minutaggio di un episodio. Solo Prehistoric Planet sarebbe riuscito a ricreare la battaglia di Stalingrado con i dinosauri. Mi riferisco ai nanuxauri contro i pachirinosauri. Ragazzi, tirando le somme, questo show è il documentario che i dino entusiasti si stavano aspettando. Queste scene che vi ho riportato sono solo piccoli pezzi del puzzle. Io spero vivamente che uscirà una terza stagione, ma credo proprio di sì.
Ragazzi, questi erano i miei pensieri, fatemi sapere se li condividete oppure no. Io vi ricordo di lasciare like, iscrivervi e condividere per aiutare il canale a crescere. E detto questo, noi ci becchiamo in un prossimo video. Ciao ciao!